chiamo Giacomo Visintin, in arte Hot Ice, faccio musica rap da ormai più di 10 anni. Ho iniziato con gli amici, insomma, come è normale, no? Che condividevano questa passione con me. Ho formato il primo gruppo che si chiamava Steel Cage Crew, era più o meno i primi progetti li abbiamo registrati nel 2008 con questo gruppo qui, poi ho continuato con progetti solisti, ovviamente, adesso ho trovato un altro gruppo in cui sono tuttora, si chiama Brain Smokers. Però nel tempo la passione per la musica si è abbastanza ampliata, nel senso che ho iniziato a collaborare anche con cantautori e quindi comunque con influenze musicali molto diverse, da una parte più verso il pop, ma anche in progetti un po' più verso il metal. E appunto al momento sto portando avanti sia progetti solisti che appunto collaborazioni, sia con il gruppo, sia appunto con cantautori, musicisti e quant'altro. E niente, ho collaborato anche con artisti della scena rap nazionale come Rage, Raiden e Masta 5, ma anche per esempio con i Jalis, che con il rap non c'entrano apparentemente niente, però ho portato avanti una bella collaborazione in cui abbiamo tra l'altro rifatto 4 marzo di Lucio Dalla in una versione diciamo più moderna. E tutto questo nome che io mi porto addosso. Che gioco a carte e bevo vino. La gente del porto mi chiamo Gesù bambino. E niente, sostanzialmente questo. Quest'anno sono uscito con due singoli con il videoclip, a gennaio Cool e perché sei più cool, ma non sei più tu. A luglio appunto Sopra al limite, che è quello che vi ho proposto. E sostanzialmente questo, è la mia passione più grande, cerco di farla, di portarla avanti sempre con grande professionalità da E indipendente. come nasce l'ispirazione a questo nuovo brano? Soprattutto poi dopo, da dove trai l'idea del video? Beh, allora, per quanto riguarda il brano, io inizialmente avevo scritto la prima strofa, che è molto simile a come poi è uscita una parte finale, per un altro progetto totalmente differente, in cui avevo preso l'ispirazione soprattutto dalla visione della serie TV L'Alienista, che parla di psicologia, di pazzia. Ho iniziato a riflettere sui concetti di pazzia, di normalità, di fattori ambientali e genetici nella definizione dell'individuo, però pian piano il focus si è poi spostato verso un altro fulcro, diciamo, la tematica principale, che sarebbe quello del rifiuto dell'omologazione e la rivendicazione della propria identità, nel senso non vergognarsi di quello che si è sostanzialmente, quindi distinguersi dalle altre persone, ma in un modo apparentemente banale, che è essendo se stessi, perché in realtà siamo tutti diversi, ma spesso tendiamo a omologarci un po', a ricadere in figure stereotipate e quant'altro. Invece, secondo me, è proprio bello mantenere la propria identità, differenziarsi dagli altri in questo modo e appunto rivendicare questa identità. Quindi il brano sostanzialmente parla di questo. Per quanto riguarda il video, invece, l'idea dello storyboard è venuto da me. Ovviamente poi parlando con il regista, il videomaker che si è occupato appunto delle riprese e del montaggio, la mia idea era quella di utilizzare, come ho fatto, vari attori vestiti di nero con maschera neutra, almeno per delle scene, che stanno un po' a rappresentare appunto l'omologazione delle persone, no? Però pian piano, inizialmente queste persone si vergognano della propria identità, quindi nel momento in cui io nel video provo a togliergli la maschera, si coprono. Non vogliono farsi vedere. Pian piano, avanti nella canzone, c'è un momento chiave, che è la consegna di una rosa rossa a una ragazza, che appunto aveva la maschera, perché nel brano parlo di distinzione come un fiore rosso tra banchi di fiori bianchi, quindi le consegno la rosa, le tolgo la maschera e questa volta lei sorride, quindi non si vergogna e riesce a mostrarsi. Quindi qua è un momento di cambiamento, di passaggio nel brano. E infatti, alla fine, nei ritornelli finali, tutti gli attori, insomma, che abbiamo incrociato nel video, anche attraverso una passeggiata con dei giochi di sguardi, eccetera, eccetera, iniziano a cantare il ritornello insieme a me. Diciamo con fierezza, fieri di quello che sono, insomma, ecco, un po' rivendicando appunto quella identità di cui dicevo all'inizio.
Hai fatto diverse collaborazioni, o comunque stai facendo diverse collaborazioni. Che cosa riesci a trarre da queste collaborazioni? Allora, da un punto di vista personale, mi sento molto stimolato dal provare commissioni di generi, da cercare di mettermi alla prova e cercare di inserirmi proprio in brani e appunto anche in generi appunto differenti da quello che faccio io abitualmente, almeno soprattutto per quanto riguarda le collaborazioni che spingono più verso il pop o quant'altro, per esempio appunto con i cantautori, eccetera. Tra l'altro anch'io sto lavorando al momento un disco che ha un sound molto più pop rispetto alle ultime uscite rap, quindi per me è un po' un mettermi alla prova. Lo stesso per il progetto con dei musicisti bolognesi che è più verso il metal, una cosa un po' alla Linkin Park in italiano, per capirsi, quindi anche quella è un grande manco di prova per me. Poi per quanto riguarda altri tipi di risultati, sono sempre occasioni molto importanti, uno da un punto di vista umano, perché conosci nuova gente, nuovi artisti, nuovi potenziali fan, perché no? Però ti dà anche la possibilità di avere delle occasioni di metterti in mostra o a livello live o in altro modo. Per esempio, un cantautore con cui sto collaborando, che si chiama Massimo Francescon, abbiamo creato un pezzo che si chiama Piano Piano, che dovremo portare a Rock Targato Italia, prima di tutto, e successivamente a Sanremo Rock. Quindi comunque sono belle occasioni. Con Marco Jantosch abbiamo realizzato un brano che abbiamo portato al Trapani Pop Festival, un altro al Tour Music Fest. Quindi insomma sono comunque occasioni per mettersi anche in mostra, insomma, e far sentire la propria musica, la propria scrittura e quant'altro. C'è qualche artista che sei cresciuto e ti porti dietro, che in realtà ti ha dato quella io, quel sol, quel mi che ti ha fatto partire? Beh, allora, rimanendo nell'ambito rap, sicuramente in America The Game, che è un rapper di quelli anni 90-2000, primi 2000, diciamo, ecco. Quindi totalmente diverso dal tipo di rap che si sente adesso, che è molto più verso la trap, anche se secondo me sono un po' delle cose diverse, però lui aveva un rap molto più underground, molto più cattivo, diciamo. In Italia, i Green è uno dei miei rapper preferiti, anche se ultimamente un po' meno, da quando ha firmato per la Sony, ha iniziato un po' a fare cose che non mi piacevano, non mi piacciono troppo, però anche lui è molto hardcore, molto, molto di presenza, diciamo, ecco, mi piace molto, io do molta importanza ai testi e alla presenza proprio sia vocale nei brani, sia fisica a livello per esempio di live, e quindi sicuramente sono due tra i miei principali riferimenti nel mondo rap. Al di fuori è un po' difficile da dire, perché io da piccolo sono cresciuto con mia madre che mi faceva ascoltare i Nomadi e Gianni Morandi e mio padre che mi faceva ascoltare gli ABBA. Ora, per quanto sia stato in fissa quando ero piccolo per questi artisti, ecco, forse mi hanno dato qualcosa in più a livello musicale in senso lato, cioè a 360. Per quanto riguarda strettamente il rap, no, ovviamente la passione è venuta fuori ascoltando i classici, appunto, oltre a The Game, ovviamente anche Tupac, Dr. Dre, Ice Cube, insomma i classici del rap anni 90-2000, soprattutto, perché alla fine avrò iniziato più o meno nel 2005 a scrivere i primi testi, quindi il periodo è quello. Adesso musicalmente ci sono state tante differenze, la musica evolve molto, ma molto più rapidamente di una volta, e quindi è un po' difficile trovare per me un riferimento in questo momento preciso. Non so perché, ma tutti girano, ma tutti a Bologna vogliono andare a suonare. Assolutamente una gran bella realtà. Ma, tra l'altro, anche a livello di rap ha fatto tanto, soprattutto nella storia, per esempio con Inoki e Gio Cassano, ma a livello musicale in generale, chiaramente. Quello che io adesso sono appunto in contatto con dei musicisti bolognesi per un progetto, come dicevo, rap metal, credo si definisca new metal più o meno come genere. E tra l'altro uno dei ragazzi coinvolti
fa musica principalmente ambient, però fa un po' di tutto anche a livello di produzioni. E sono rimasto in contatto con lui per una produzione per un mio singolo rap. Quindi per dire, nonostante apparteniamo a due mondi abbastanza diversi, siamo riusciti a trovare un punto in comune per addirittura due progetti molto differenti a livello stilistico e appunto musicale. Quindi sono persone veramente quelle che ho conosciuto io, perlomeno, molto, molto simpatiche, molto disponibili, molto talentuose anche. Quindi, insomma, non ho dubbi, insomma, che sia una gran bella realtà Bologna. Magari anche più rispetto alle big city come Milano e Roma, per certi versi. Un po' più a misura di musicista, non lo so. Quali sono gli obiettivi che ti poni? Comunque, qual è il punto di ripartenza? Perché andiamo a suonare finalmente la D. Bravo, il discorso della musica live è da riprendere bene in mano in questo momento perché ultimamente suonavo soprattutto con il gruppo Brain Smokers per l'appunto, però ci eravamo un po' fermati con i live per lavorare appunto ai progetti, quindi nuovi brani, nuovi dischi, già prima del lockdown. Quindi riprendere adesso sarà ancora più problematico, tra virgolette, nel senso che comunque stiamo producendo nuove uscite e questa è la cosa che volevamo porci come obiettivo principale perché tutto l'anno scorso sostanzialmente spesso ci ritrovavamo ad avere molti live e ad avere riproporre un po' la stessa scaletta, quindi volevamo dire stop un attimo, concentriamoci sul far uscire nuovi progetti, che è quello che stiamo facendo. Quindi adesso pian piano dovremo riprendere in mano anche appunto il discorso live. Poi per quanto riguarda me, ho appunto un progetto con i Brain Smokers che sarà un EP. Un altro singolo che uscirà quest'autunno, sì, da solo, diciamo. Dopodiché, appunto, il disco di cui anticipavo che avrà sonorità, diciamo, pop rap, che però se ne riparlerà l'anno prossimo, perché comunque è un lavoro che sto portando avanti da tempo, però impiega anche molto tempo e vede coinvolti musicisti, spostamenti in giro per l'Italia, insomma, cose di questo tipo. E niente, poi le collaborazioni, come accennavo, con i cantautori e quant'altro, il progetto con i musicisti di Bologna e quant'altro, vedremo insomma dove porteranno. Allora, noi ti facciamo un grande in bocca al lupo Viva e il lupo! ci diamo appuntamento quando finalmente potrai partire dal vivo e così ti verremo a vedere suonare se sei nella zona, perché noi Sarebbe fantastico sarebbe bello così almeno arrivare. ci divertiremo sotto il palco ad urlare, Bravo, oh, qualcuno che o capisce più che come si altro, fa a finire un a certi rap. cantare, insieme, o cantare, mo. Daremo una parvenza di canto. Aspetta, a stonare sotto il palco torneremo. Beh, l'importante, guarda, soprattutto per i concerti rap, è avere la voglia e la grinta, insomma, comunque, perché in passato mi è capitato di dover eseguire dei live in posti particolari in cui la gente stava seduta, ferma, composta. E capisci che fare un live rap in quel contesto non è proprio il massimo, perché il rap richiede un po', no, il coinvolgimento del pubblico e quant'altro, quindi più il pubblico è coinvolto, meglio è, anche per noi che ci gasiamo. Sono cloni copioni copiati da una.